giornalista scientifico scettico. E benvenuti alla piazza dei negazionisti del Covid. Sì, ma prima fatemi dire una cosa. La manifestazione a cui mi trovavo era la marcia della liberazione. Liberazione? Liberazione da che? Ma dalla dittatura sanitaria. Ovvio. Scusa, dittatura sanitaria. Un evento avvenuto proprio durante il periodo di innalzamento di casi di Covid in tutto il mondo. Perché d'altro canto, quale miglior periodo per rincontrarsi tutti quanti in piazza? Abbracciarci. Secondo me stiamo meglio se stiamo vicini uno all'altro piuttosto che lontani. Il discorso negazionista è anche abbastanza offensivo. Chiamali come ti pare, ma negazionisti proprio no, no. Non muore nessuno di questa malattia perché è una cazzo di influenza. Un fanta... virus. Non c'è un fantavirus. Assolutamente, nessun negazionista. Fuck your life! Siete pazzi? Non esiste? Che siete, rincoglioniti? Bing bang! Pazziti completamente. Perché loro non negavano mica l'esistenza del virus, scusa. Non c'emo niente nessuno, è tutta una barzelletta sta strozzata. Sta dura perché... Con calma, con calma. E stava morendo questo? Che gli hanno fatto? L'hanno ucciso. Ok, qualcuno lo negava, però non tutti, non tutti. Molti negavano soltanto l'esistenza delle vittime del virus. Oppure l'inutilità delle misure di sicurezza, l'inutilità della mascherina. È diverso. È diverso. Certo, tutto si può dire, tranne che gli manchi la coerenza. Io non ho visto morire un cane, un gatto. Io ho due gatti a casa. Stanno benissimo. Che vuol dire? In che senso? Infatti, vorrei capire anch'io, scusa. E dato che queste persone sono sempre di più e sempre più incazzate, ho deciso di unirmi a loro, di esplorare il loro mondo, bro, di espandere i miei orizzonti. Mi sono messo alla ricerca di un maestro che avrebbe curato il mio scetticismo. E subito la mia attenzione è stata attratta da un uomo molto, molto appariscente. Questo altro che Pepo Meltdown. E quella l'ha descritta nel libro 1984 di George Orwell. Il governo che non ha più il consenso popolare, che cosa fa? Prima di cadere butta giù una epidemia che uccide l'80-90% delle persone. L'epidemia quindi è sparsa, cioè il governo l'ha messa in giro. Il governo mondiale, non stiamo parlando del governo. Il governo italiano è fatto di pagliacci. Il pagliaccio ha ragione, sì, forse è l'unica cosa. Allora, io non so se l'ho messo qua, però l'ho messo il fatto che ci stanno i pedo satanisti. I pedo satanisti. Sono pure gli immancabili Bill Detto Gates e Soros, perché ci sono sempre, Barack Obama, Lady Gaga, Mel Gibson e Tom Hanks. Tom Hanks. Ragazzi, Tom Hanks è chiaramente... È chiaramente l'artista che ha inventato Wang Zanzu. I bevitori di sangue, l'adrenocromo lo conosci come termine? Sì. Sai che cos'è? Sì. E sai dove lo estraggono? Dove lo estraggono? Dal cervello dei bambini spaventati. Filano un lago enorme nell'occhio e gli aspirano. Perché tu non hai mai visto in giro la gente che per prendere l'adrenocromo, cioè il bambino che in giro così. Una dietro. Bu! Lago nell'occhio. Adrenocromo. Satanismo. Shiu! Bing bang. L'adrenocromo non lo conosci? Sì, ma in che... Cioè, loro... L'adrenocromo è una delle più potenti droghe, una specie di elisir di lunga vita. Cagliostro sapeva. Cagliostro, il primo alchimista della massoneria, sapeva. Ciucciava l'adrenocromo dai bambini spaventati. Boo! A quanto pare l'adrenocromo non ha manco effetti stupefacenti. Il virus non è stato isolato, perché per isolarlo lo devono fotografare al microscopio elettronico. Ma no, non è, quello non significa. No, mi sono isolato. No, purtroppo non significa questo isolare. Stai bene, ma scusa, no, ma era uscito un articolo da là. Era uscito. Poi, parlando di fotografie della SARS-CoV-2, ce ne sono quante ne volete. E questa è la famosa teoria di QAnon. Depresso per aver deluso il maestro, scopertomi un imbroglione manipolato, mi allontano da quella che è stata una delle discussioni più assurde della mia vita. I nostri diritti umani che sono stati calpestati, veniamo trattati come animali, con sta mascherina sulla faccia, senza nessuna motivazione, perché dobbiamo continuare.
for freedom, for our children, for democracy. Bene. Comunque andando in giro con sta pezza in faccia dobbiamo mantenere le distanze perché ci dobbiamo guardare dal prossimo che è letale. E vivere così non ha senso, perché l'essere umano vive... Io a queste persone chiederei una cosa. Signora, con una sciarpa anche abbastanza carina, discutibile, molto tirolese perché ha le guance rosse, e uno zaino rosa, quello è molto discutibile. Signorina, ma... suo figlio... lei ha un figlio. Suo figlio è piccolo, ok? Non è vaccinato per il morbillo. Lo manda in una scuola con appestati di morbillo. Lei è d'accordo? E io le pongo questa domanda. Non muore nessuno di questa malattia perché è una cazzo di influenza. Abbiamo superato l'un milione di morti al mondo. Maddo, vabbè. È una museruola. Non va portata la mascherina. È una museruola. Palle ste mascherine che tu stai là a respirare, l'umidità. Ho dei problemi, boys. Cioè credo di essere autistico. Ma la fascia, pezzo di merda. Ma davvero, male. No, se mena, no? Indossare la mascherina non ti scherma automaticamente dal mondo. Non tutti sanno però che il virus non c'ha la patente. Non zompetta via per il mondo da solo. Il suo mezzo di movimento è la saliva, le goccioline che sputacchiamo, l'aerosol che spariamo. Vabbè, ma c'aveva pronto lo sputo, ma com'è possibile? La fiatella, insomma. Quando parliamo, quando respiriamo e quando tossiamo. Per Bob! Ma siamo... Come Bob? E come cambia la fiatella se indossiamo la mascherina? Come vedete, di respirare respiriamo. Però quantomeno non facciamo l'onda energetica. E ovviamente non tutte le mascherine sono uguali. Quella di stoffa che ti ha fatto tua madre è molto carina, ma non è che aiuti molto. La bandana, meno che meno. Se invece la mascherina la metti così, sei anche un pochetto stronzo. Se la mascherina fosse il mio jeans e il naso il mio uccello, ti farebbe piacere se io girassi così? Ah? Ah, ti farebbe piacere, ah? Cura, ti leva la mascherina, io ho un sistema immunitario, guarda che te prende a cazzotti. Bing, ba, bing. Brava. Prendi il sole. Sai quanti anni so che non sto male io? Mi sono dimenticata l'ultima febbre. Vedo che la signora prende anche la vitamina D. Che ci ho avuto. Non ho coscienza spirituale. Non ho coscienza spirituale. E con questa consapevolezza torno a vagare. Con la morte nel cuore. È una mascherina particolare la sua. Certo. Molto particolare. Perché dà la possibilità di respirare. Lei respira l'anidride carbonica che sta generando. Questo è il discorso. Vabbè, diciamo che l'anidride carbonica è una molecola così piccola che passa attraverso. Non è un problema. Vabbè, tranquillo, ok. Diamo la spiegazione a tutto. Prego. È girata moltissimo l'idea. Sono tutti figli della stessa madre, ragazzi. Figli della madre di sua. Sono figli di sua madre, che lo faceva cadere da piccolo ed è per quello che è venuto su così. Figli della madre di Slot. Però lui è storto. Gli altri no. Che la mascherina sia in qualche modo tossica. Ti respiri la tua aria che stai buttando fuori, ed è dannoso. Pronto, sarete rincoglioniti dalla vostra anidride carbonica. Attenzione! Con i simbolini accanto, quindi è importante. Occhio alle mascherine! Con la mascherina si respira un'aria malata. In che senso? Parte di quell'aria viziata, emessa dai polmoni, ricca di CO2. Ed è malata quel boh? Servirebbe invece aria fresca, ricca di ossigeno. In pratica si rimette in circolo nelle proprie cavità aeree un'aria che ha più anidride carbonica che ossigeno. Ecco la fonte. Allora, io l'ho cercata la fonte e mi ha portato su un articolo dell'Unione Sarda dal titolo "La mascherina mentre si corre? Errore pericoloso". E io rispondo, grazie al cazzo. Cosa c'entrava questo post con l'indossare una mascherina mentre si fa attività che fisica? Che cazzo vuol dire? Boh. Certo, fin quando continuano a girare video come questo, in cui questo signore si è messo il rilevatore della CO2 dentro la mascherina per dimostrare che la CO2 aumenta, se ti metti il rilevatore della CO2 davanti alla faccia, cosa ti aspetti che succeda? Ci stai respirando sopra? Considerate che la molecola di CO2 è composta da 3 atomi. È grande 200 picometri. Che sono 0,000000002 metri. Sembra piccola. Per farvi capire cosa provi una molecola di CO2 davanti ad un poro della mascherina, ecco, se voi foste la molecola di CO2, il poro della mascherina sarebbe in rapporto di proporzioni un tunnel dal diametro maggiore di 1 chilometro. Porco diavolo! Puttana bastarda, cioè ci passi attraverso.
Do cazzo si ferma. Magari. Yes, e le goccioline sir. Invece? Le goccioline su cui viaggia il virus sono 500.000 volte più grandi della molecola di CO2. Quindi, sì, la mascherina non è fisicamente in grado di bloccare la CO2. Ho paura della CO2, non userò più la mascherina. Ho paura che possa uscire troppa anidride carbonica. Userò il giubbotto antiproiettile. Se non passano quelli, pensa alla CO2. Porca puttana.